Ma quanto dura questa via, Rossi? Mi assale un misto di tristezza e sofferenza, viene su dall'asfalto, porta fino a me tutto quanto, lui, la nostra storia di non amore, quello che ho fatto, quello che mi è stato fatto, tutto, fino all'acido. Nello specchietto retrovisore il palazzo di Via Rossi 19 diventa sempre più piccolo. E il pensiero va alla voce di mia madre. Mi sembra quasi di sentirla come quel giorno di primavera del 2010. Lucia, sai, ho trovato un appartamento piccolo ma molto carino. È al secondo piano e un garage abbastanza grande da poter usare come terrazzino. Che via è, mamma? In centro, via Vincenzo Rossi. Ed eccomi lì al telefono, a esultare per una casa di 40 metri quadri mai vista. Penso è perfetta. È vicino al mare, in centro, e soprattutto è la via dove lui ha lo studio, un passo e sale da me. Finalmente abbiamo un posto tutto per noi. Sono felice, è la mia prima casa, la mia nuova libertà. La voce di mamma sfuma come le ultime note di una canzone. E io passo in rassegna i ricordi della presenza di lui nel mio appartamento. Sfoglio istantanee di me stessa mentre passo fra quelle mura momenti da incorniciare. Ed altri in bilico sull'abisso della depressione. Appunti di vita e ordine sparso. Da questo block notes pieno zeppo di ricordi pesco l'ultima pagina drammatica. Una sberla. Una sberla che mi lascia inebetita, senza più fiato né forza. D'istinto mi tocco la faccia. Va tutto bene, Lucia, va tutto bene, lui non c'è più. Via Rossi è scomparsa dallo specchietto. Io sono convinta che anche i luoghi come le persone possano morire. E quell'appartamento per me è morto la sera del 16 aprile 2013. Non ci sono entrata né allora né lo farò mai più. È come se tutto ciò che è stato fosse rimasto davanti alla porta assieme all'altra Lucia, quella prima dell'acido. Nessuna nostalgia. Non mi manca nulla di quegli oggetti che ho dovuto lasciare lì dentro. Tutto sotto sequestro a disposizione delle autorità giudiziarie, come dice uno dei 4.000 più fuori dell'inchiesta. Col pensiero però, quasi per consolarla, torno dall'altra Lucia, quella sul pianerottolo di Via Rossi 19. Andrà tutto bene, Luci, andrà tutto bene, vedrai, quell'uomo non riuscirà a raccontarti. Lei ha le chiavi in mano, sta per aprire la porta. Sono le 9:30 di un giorno marchiato a fuoco, il 16 aprile 2013, la mia personale giornata della giustizia. Con la mente sono ancora in quella giornata, né di sole né di nuvole di un anno fa, il 16 aprile 2013. Pomeriggio, le 6:30, esco dallo studio legale che divido con mio padre Oppino, saluto il babbo, la segretaria e la mia praticante. Lucio e il babbo sa già tutto, ma la segretaria e la praticante no, così prima di uscire racconto del buco trovato nella porta finestra di casa mia a Pesaro. Che cosa strana. Ed è anche abbastanza grosso, non posso provarlo, ma sono sicura che è opera sua, spiego. Devi fare qualcosa, Lucia, così non puoi andare avanti, l'hai denunciato, mi chiedono. Non ancora, speravo che la piantasse, ma adesso basta, domani vado dai carabinieri e racconto tutto quello che mi è successo in questi mesi. Non posso più vivere con questo terrore addosso. Non devi avere paura, Lucia, la paura paralizza, impedisce di vivere, fa schifo, io non voglio avere paura. Dormirò di nuovo con la sedia incastrata sotto la maniglia della porta. Così se qualcuno entra, la sedia cade e io mi sveglio. Penso a questo mentre guido verso Pesaro. 7:15, entro in casa, tutto normale. Tiro un sospiro di sollievo e preparo il borsone per la piscina. Ho il corso di drawbike, lo spinning acquatico che faccio 2 o 3 volte a settimana. Scelgo cosa indossare. Mi piace avere cura di come mi vesto, anche solo per andare in piscina. Esco, strada facendo mi fermo a comprare le sigarette, poi un'ora abbondante di hydrobike, esco dalla piscina che è già buio.
salgo in macchina e vado. Mentre mi allontano, noto due ragazzi proprio davanti all'ingresso della piscina. Ecco, questo è uno dei segnali, chiamiamoli così, che saprò leggere soltanto dopo, molto dopo, non adesso. Ora tutto quello che resta a fare è chiedermi: ma che ci fanno questi due qui? Senza guardarli troppo, perché non pensino che conceda troppa confidenza. Al corso c'erano solo ragazzi, io non ho mai incontrato nessun uomo qui fuori, che strano. Dentro di me si accende una lucina di pericolo, ma il campanello d'allarme non suona. Due ragazzi davanti alla piscina non sono abbastanza per farlo scattare. Non arrivo a pensare alla sola spiegazione logica che troverò dopo l'acido. Quei due erano lì per controllarmi, per pedinarmi, perché qualcun altro sapesse i miei movimenti. Non ti agitare, Lucia, aspetteranno qualche ragazza che era al corso, mi dico, mentre premo sull'acceleratore e me ne torno verso casa. Giro l'angolo e penso già ad altro, non ho voglia di cucinare e non ho niente di pronto. Così mi fermo a prendere una piadina. Lo faccio, arrivo in via Rossi 19 e si accende la seconda lucina di allerta. Ho come la sensazione di essere spiata, non solo tranquilla. Così non scendo in garage, lascio la macchina fuori e salgo. Ascensore, schiaccio il numero 2 e arrivo al piano. Sulla spalla il borsone della piscina. Sull'altra stringo il sacchetto della piadina e le chiavi. Con l'altra peso il cellulare dal fondo di una tasca e vedo due chiamate perse di mia madre. Mi metto via il telefono, la chiamerò dopo. Mi sento molto giù mentre infilo la chiave nella toppa. Questa perenne sensazione di insicurezza mi costringe a pensare a lui, è inevitabile. Due giorni fa ho saputo dalle mie amiche che aspetta un bambino da quell'altra, quella sulla quale mi ha raccontato un mare di bugie. E per quanto tra di noi non ci sia più nulla da recuperare, ammetto con me stessa che la notizia di quella gravidanza mi ha ferita. È la prova provata che non ne valeva la pena, che ho perso tempo e investito amore ed energia nella persona sbagliata. Infilo la chiave nella toppa, prima mandata. Seconda mandata, ma come? Mi sembrava di aver dato 4 giri di chiave. La porta si schiude senza che io la spinga. Pochi centimetri di spirale e vedo il tavolo spostato con una sedia sopra. Oddio, c'è qualcuno! Il cuore batte così forte che mi sembra sentirne il rumore, il rullo di tamburi. Io resto immobile per qualche secondo. Nella mia testa c'è una voce che mi dice: calmati, Lucia, adesso richiudi piano piano la porta e poi corri giù a telefonare a Lella. Allora afferro il pomello e tiro verso di me lentissimamente mentre riprendo il cellulare dalla tasca. Sembra una scena da libro giallo, da film d'azione, ma nel mio film purtroppo non è previsto il lieto fine. Qualcuno dà uno strattone alla porta che si spalanca verso l'interno. Vedo una sagoma scura un passo da me, pantaloni, giubbino, scarpe, guanti, passamontagna. Tutto nero, l'orco delle favole esiste, mi è di fronte. Noto una specie di barattolo nelle sue mani. Mi sembra una bottiglia d'acqua tagliata a metà, ma non faccio in tempo a capirlo. Vedo solo lui che lo tiene dall'alto per il bordo, quasi con delicatezza. Mi guarda, forse vuole memorizzare il mio viso, magari vuole soltanto misurare la distanza. È preciso, lento, sicuro, senza esitazione. Lo vedo mentre prende la mira e mi tira il liquido in faccia, dal basso verso l'alto, da destra verso il cellulare mi cade e finisce chissà dove. Lui mi passa accanto per scappare, sfiora la mia gamba destra, io mi sento urlare: cos'è, oddio, che cosa mi ha tirato in faccia? La vista mi si annebbia, la pelle comincia a gonfiarsi, io non sento dolore. Mi spiegheranno dopo perché è l'acido che ha bruciato le mie terminazioni nervose. Mi affaccio sulle scale e vedo la sagoma di quel tizio incappucciato che corre con le gambe un po' aperte e mi vengono in mente i cacciatori mentre fanno l'allenamento. Che cosa stupida! I contorni delle porte, dei muri, del corridoio si confondono. Io ordino agli occhi di vedere, ma loro si rifiutano di obbedire. Allora allungo le braccia in avanti, vado avanti a tentoni: aiutatemi! Qualcuno mi aiuti, vi supplico! Ho bisogno di aiuto! Le mie mani battono freneticamente alle porte dei vicini. Finalmente mi aprono e sento due voci dall'altra parte del pianerottolo. Un uomo e una donna che vedo venire verso di me, sono i vicini, io li riconosco dalle sagome. Lui mi
Quel che resta della mia vista individua le sue braccia, io gli vado incontro e sento un sapore amaro sulla lingua. Ho la sensazione che la pelle del mio viso stia volando, come nei cartoni animati. Io afferro il vicino tra le braccia, lui si ritrae. Oddio, ma che faccia devo avere se si tira indietro? La voce della donna parla con i medici del 118. Io entro in casa loro e ripeto ossessivamente: rimarrò sfigurata, lo so, io rimarrò senza faccia. No, no, ma stai tranquilla, calmati, vedrai che andrà tutto bene. Cerca di rassicurarmi lei, io ci voglio credere, ci provo, ma in bagno intravedo la mia faccia, o meglio quello che riesco a distinguere, mentre gli occhi si coprono del bianco dell'acido. Il mio volto è grigio, delle bolle si muovono sulla mia fronte, sulle guance, il naso è diverso, anche la mano destra è ostionata, ma io non me ne accorgo, sono fin troppo disperata al pensiero del mio viso. Come farò a farne a meno? Anche i pantaloni hanno un buco sopra il ginocchio destro ed è il risultato di poche gocce di acido. Figuriamoci cosa ha fatto alla mia faccia. Io sono scioccata, stordita, ubriaca di adrenalina. Parlo a me stessa e mi dico: non svenire adesso, Lucia. Non lasciarti andare, devi spiegare com'è andata, devi reagire. E nella stanza sempre più affollata, tra infermieri, medici, barella, strumenti, coperte, prende forma anche lui. È come se ce l'avessi lì, avanti, in carne ed ossa. Io lo so chi è stato lui, si chiama Luca Varani. Abbiamo avuto una storia. Non c'è l'ombra di un solo dubbio nella mia voce. La vicina chiama i carabinieri, all'improvviso io mi sento sfinita. Il suo nome è la mia fatica finale prima di lasciarmi andare. Sarà una delle ultime volte che uscirà dalla mia bocca. Dopo sarà lui, quello. Siamo ancora nella stanza con troppa gente. Per qualche motivo mi viene in mente il mio giubbino di pelle. Era il mio preferito, mica me l'ha rovinato. Indago con i vicini, lei risponde un po' a caso, ma dai, lo recuperiamo, stai tranquilla. Le mie energie stanno scivolando giù assieme alla mia faccia, alle palpebre che non riesco più a sollevare. Posso guardare soltanto in basso, vedo le ombre di tanti piedi che si muovono. Finalmente escono tutti, tranne il personale medico, io soccombo. Loro mi tagliano la felpa, la maglia, la canottiera. Quando arriva la visita penso, oddio, ma quando è che mi sono depilata? Ah beh, la settimana scorsa, bene. Arrivano i carabinieri, io ripeto anche a loro quello che ho detto prima, rifaccio il nome, lo so chi è stato lui. Sono colpiti dalla mia lucidità, dal fatto che sono tranquilla. Accompagnano la barella fino all'uscita del palazzo, sento un brusio, io non vedo niente, intuisco solo che c'è molta gente. Al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro sento che tutti si agitano intorno a me. C'è una grandissima confusione e dal tono di voce percepisco lo shock di alcuni. È aberrante, lo so, non si può credere che qualcuno abbia potuto farmi questo. Nel frattempo al pronto soccorso sono arrivati il babbo, mamma, Giacomo. Mamma tira dei gran pugni alla porta e mia figlia vuole entrare, sì, ma io non voglio che entri. Non so come sono combinata e chiedo di tenerla fuori. Sento i medici che chiamano il centro grandi ustionati. E allora sono proprio grave, penso. A Cesena non c'è posto, si va a Parma. Decido che è arrivata l'ora di arrendersi. Ascolto i consigli che vengono da me stessa. Va bene, Lucia. Sopporta quello che c'è da sopportare e stai tranquilla. Non puoi fare più niente per tornare indietro. Devi affrontare questa situazione. Basta, decido seduta stante. Non mi lamenterò e farò quello che serve per guarire. Ora parlo con un mostro immaginario. È spaventoso, ma ho una faccia che conosco. Ti giuro che ce la farò. Sappi che se volevi annientarmi, tu non ci sei riuscito. I medici interrompono la battaglia tra me e il mostro. Lucia, i suoi parenti chiedono di lei, vogliono vederla. Bisogna che lei li faccia entrare. Acconsento soltanto per Giacomo, mio fratello. Lui entra e mi stringe la mano, dimmi la verità. Come sono combinata? Non sei così grave, vedrai che ne uscirai. L'ambulanza è pronta per andare al centro grandi ustionati di Parma. Mia madre supplica che la facciano salire, ma non si può. Questo viaggio devi farlo da sola, Lucia.
E il mio viaggio è terminato oggi, 29 marzo 2014, la mia personale giornata della giustizia. È finita Lucia, ho detto a me stessa uscendo dall'aula. Torno improvvisamente in macchina con Marta e le mie amiche. Ora la mia mente parla a un uomo che non può sentire, all'avvocato con la Porsche, al cocainomane che è stato. Mi ha fatto molto incazzare, quello che racconti è degno delle migliori barzellette per quanto è ridicolo. Ma ci sono stati dei momenti in cui mi hai fatto anche pena, e non sto parlando di perdono perché sei imperdonabile. Sarai costretto a vivere con i tuoi ricordi, con la tua responsabilità e la tua coscienza. Io in tasca non ho nessuna vendetta. Voglio solo che chi si è preso la mia faccia paghi il conto con la giustizia. Arriviamo a casa di Marta e Mirko, che ormai è buio. C'è una ventina di amici ad aspettarmi per festeggiare la giornata in aula. Improvvisiamo la cena con quello che c'è, parliamo tutta la sera e passiamo tutta la sera a parlare della giornata in aula, a riaccendere ricordi spenti da tempo, a ipotizzare scenari magnifici per il mio futuro. Ed è già lì fuori ad aspettarmi il mio futuro. Credo che mi riconoscerà anche se ho una faccia nuova. Io gli andrò incontro con la passione e il desiderio che hanno gli innamorati quando si rivedono dopo tanto tempo. Eccomi! Gli dirò: io ci sono.